Buonasera, siamo qui con Andrea Sorbi, il Faraone Nero, Amon-Ra, per un nuovo video dove sicuramente riusciremo a avere la conoscenza di tanti, tanti particolari molto molto interessanti sui fatti che stanno avvenendo. Allora Andrea, come avevi già annunciato, purtroppo alcune cose stanno avverando e in particolare mi riferisco ai fatti recentissimi di Bruxelles e degli attentati che provengono dalla stessa società che ospita tante persone e che si rivolge contro quella società che in realtà dovrebbe integrare e non emarginare. Di questo cosa ne pensi esattamente, Andrea? A me ora queste persone qui mi hanno sinceramente stufato. Il discorso è questo: quando si vedono questi attentati che sono palesemente fasulli, vuol dire che c'è un problema gravissimo di fondo, cioè proprio alla base. Queste persone che stanno creando i problemi sono le stesse che poi vorrebbero farveli risolvere, cioè si propongono loro di farveli di risolverli. Io quando vedo questi attentati che sono fasulli, io penso subito che siamo proprio alla frutta. Cioè quello che si sta vedendo ora è un tentativo di escalation per poter portare la gente sull'orlo della terza guerra mondiale, o meglio, portarla proprio nella terza guerra mondiale. Questo perché? Perché, come ho già detto, a breve tempo dovrà partire l'età dell'oro. Cosa succede? L'età dell'oro prevede che non ci siano certi individui a giro, perché essendo una stagione di amore, pace, verità, giustizia, fratellanza, solidarietà, confronto e quindi libera espressione di pensiero e di parola, vorrà dire che certi personaggi che ancora oggi influiscono negativamente devono sparire per forza. Testi anche antichi tipo l'Esodo sono chiarissimi in merito. Cioè le persone che non sono con Dio, sono contro Dio e come tale non ci dovranno essere. La situazione che stiamo vedendo oggi è descritta tranquillamente nell'Apocalisse. Voi non state distinguendo in nessun modo ciò che è bene da ciò che è male. Questo perché? Perché quando voi parlate o sentite le cose, non ragionate su quello che sta accadendo. Io quando vi ho detto che si sarebbero riverificati degli altri attentati, avremmo assistito al crollo per esempio delle borse e tutto, tanta gente mi ha riso in faccia, eppure le cose sono reali e vere. Ma sono tutti problemi creati soprattutto da voi. Che cosa intendo per creati da voi? Se voi credete alle frottole che vi raccontano certi individui, poi è inevitabile che questi se ne approfittano. Quindi è giunta l'ora che voi smettiate di ascoltarli. Io vi avverto, questo pianeta qui, così come ora, non va. L'uomo è un peso per questo pianeta. Quindi io vi avverto, c'è scarso rispetto di tutto, natura, verità, c'è scarso rispetto per l'ambiente, tutto. E la colpa è dell'uomo, non è di colpa di qualcun altro. I guai, quando si vengono a creare, di solito sono dell'uomo. È inutile che gli uomini si creino un problema e poi chiedano a Dio di risolverlo. Ricordatevi che Dio non fa niente per niente. Se volete togliervi i problemi e vi affidate a Lui, fate come dice Lui, non fate come vi pare a voi. Io vi dico soltanto questo. Io vi ho già dato dimostrazione di chi sono, mi sono anche scocciato di dirvelo, ora vi parlo chiaro. Signori, qua siamo alla frutta. Siamo alla frutta nel senso che si stanno verificando tutte quelle cose che sono problemi dell'Armageddon, cioè dell'Apocalisse, ma nell'Apocalisse della parte peggiore, cioè della selezione buoni e cattivi. Io sono qua con un preciso compito, che è quello di giudicarvi. Voi non ci credete, ma quando vi dico chi sono, non è che scherzo. Quando vi dico che sono descritto nella Bibbia, nella Torah, nel Corano, non è che scherzo. Io sono qui con un compito preciso. E c'è da decidere cosa fare di voi. Io ve lo dico subito, ci sono bravissime persone, ma ci sono anche tanti pezzi di merda, detto chiaro. Ecco, facciamo conto che queste cose qui non le voglio più sentire né vedere. Perché come Signore Supremo degli Dèi, e anche il Papa sa benissimo chi sono, e lo sa anche il Rabbino Capo di Israele, nonché il grande imam della Mecca, vuol dire che si stanno tentando di tirare un freno a voi. Vuol dire che sanno perfettamente chi hanno sulla terra. Io ve l'ho detto, questa è Isis, attenzione, stasera ci ho messo anche Seth. Perché? Perché chissà perché questo signore qui, oltre ad averci Iside come madre,
c'è anche Sette come zio e si va d'accordo, malgrado il sottoscritto sia anche il dio oro. Perché? Perché le frottole a me non me le raccontano, me le raccontano a voi che ci credete anche. Ricordatevi che se certe cose sono descritte nei testi, e i testi antichi molto spesso parlano di avvenimenti futuri, vorrà dire che presto si verificheranno delle cose molto strane. Io per esempio vi parlo della grande nera d'Egizia, vi parlo del 19 gennaio. Avete notato che il 19 di gennaio di quest'anno è stato scoperto il pianeta Nibiru, cioè il famoso pianeta X? Come mai? Gli antichi egizi l'avevano previsto addirittura 5.000 anni fa che sarebbe stato scoperto quel giorno lì. Lo sapevano anche i Sumeri, lo sapevano i Greci, cioè non lo sapete soltanto voi, lo sa la Chiesa. Perché la Chiesa, ricordatevi, Chiesa romana, perché sta a Roma, Chiesa romana sa chi è Amon-Ra, capito? Se voi vedete un obelisco in Vaticano, egizio, che viene dal Tempio di Ra di Eliopoli, andate a controllare da dove proviene, perché noterete c'è sempre il nome Andrea di mezzo. Io vi avverto, la Chiesa sa benissimo chi sono, il Rabbino di Israele sa benissimo chi sono, il Gran Mufti della Mecca sa benissimo chi sono, e io siccome so benissimo chi sono, vi dico che siete nei guai fino al collo. Quindi, e ve lo dice il Dio amore. E ringraziate il cielo che ci avete il Dio amore, perché la prossima volta se viene questo signore qua reincarnato, sono veramente cazzi amari. Ecco, un altro evento che può sembrare leggero per molti, no? Ma sicuramente ci pone degli spunti di riflessione, è stato il Festival di Sanremo. Che cosa ci puoi dire di questo evento così atteso da molti italiani, ma che in realtà quest'anno ha dato delle indicazioni, a tuo avviso, sicuramente molto precise? Allora, intanto era la 66esima edizione, 66 sono i testi della Bibbia. Poi, se andate a vedere chi ha vinto, gli stadio. Un giorno mi dirai, cioè un giorno è qualcosa che è a livello futuro. Poi, se non ricordo male, la seconda Francesca Michelin, nessun grado di separazione. Ah, la canzone di Francesca Michelin, siccome pensate che non abbia a che fare con l'Egitto, il suo paroliere si chiama Cheope, quindi lasciamo quello. Anche stadio sta Dio. Appunto, sta Dio, come nel calcio. Allora, cosa succede poi? Nelle nuove proposte ha vinto una canzone di Francesco Gabbani che si chiama Amen. Cioè, 66, Amen, poi canzone Sanremo. Allora, Sanremo, Rem in egizio vuol dire pesce, e quindi pesce è la grande nera d'Egizia. Il patrono dei cantanti è Sant'Andrea, 66 fa sorbi in egizio. Allora, se quello vi dicono che Amen, il signor Francesco Gabbani, per esempio, ha un nome che sembra Gabba, cioè uno che gabba, un Francesco che gabba, io vi consiglio di diffidare intanto da quello che vi dice il Papa. Poi ricordatevi che nella musica ci sta Dio. Quindi, quando si sente che un giorno mi direte e non ci dovrà essere nessun grado di separazione, vorrà dire che ci stiamo avvicinando a quello che si chiama Apocalisse, perché il numero 66 è l'Apocalisse nella Bibbia, il testo 66. Io quindi vi avverto, non siamo più in vena di scherzare a livello divino. O vi date una regolata e state a sentire il Signore, che l'avete qua presente, e vi dice come fare, o altrimenti, ve l'ho già detto, sono guai seri, perché adesso ci siamo stufati, ci siamo veramente rotti le scatole, perché la gente che non ha voglia di pensare, che crede alle frottole e non alla verità, che preferisce vivere nel suo mondo fatto di nulla, non va bene. O vi evolvete, decidete di evolvervi una volta per sempre, o altrimenti qui si smette una volta per sempre, perché siamo già andati oltre il consentito. Ho detto, c'è della gente per bene e c'è della gente per male. Purtroppo però la gente per male è molta di più di quella per bene, quindi se si dovrà fare un qualcosa, la gente per male dovrà tutta sparire. Il bene si prenderà suoi, il male si prenderà suoi, il amore si prende suoi, perché il sottoscritto è anche il supremo arbitro. Io ve lo dico subito. Quando voi siete andati allo stadio, vedete dove sta Dio, e vedete l'arbitro che lo chiamate cornuto, ricordatevi che quell'arbitro cornuto è imparziale, e soprattutto butta fuori quelli che rompono le scatole. Io quindi vi avverto, perché molto a breve vedrete delle cose che voi neanche vedete, non saprete neanche da dove si comincia, e vi pentirete di avermi anche preso per i fondelli, perché molto molto a breve sarà un vero macello, io ho avvertito. Ecco, tre religioni in realtà monoteiste con un solo Dio. Ci vogliono far credere a tutti i costi che sia una questione di conflitto di religioni. Questo argomento l'abbiamo già trattato, ma oggi è più
recente che mai, è più vivo che mai questa questione. Manca un'integrazione, manca la conoscenza, manca la consapevolezza e manca proprio la volontà, a partire dalla politica, da questa Europa che è fallita, di voler capire, integrare e dare una risposta effettiva, che non sia la guerra. Quale può essere veramente la risposta giusta per sollevare la società e riuscire a evolverla veramente? Unirci nel nome dell'amore, del Dio amore soprattutto, perché ricordatevi che il nemico numero uno di quelli che stanno governando le tre fasulle religioni monoteistiche, che verranno tutte inglobate in una sola, che è quella dell'amore, perché la religione unica ammessa sarà quella, quindi dovreste pensare di essere estremamente fortunati, sarà quella di, cioè, quello che vi vogliono far pensare è che loro sono utili, devono sentirsi necessari. Nella realtà l'amore è unione e unisce tutti i popoli, quindi porterà a un discorso di età dell'oro sul serio, quindi ci sarà una sola scrittura, una sola lingua parlata, saranno naturalmente tutelate tutte le cose passate, perché è giusto che ci sia diritto alla storia, quindi per capire come ha funzionato il pianeta è giusto sapere anche il proprio passato per avere un ottimo futuro. E soprattutto certi personaggi saranno spariti. Allora, il discorso è questo: perché si vedono delle religioni che dicono di propugnare l'amore e in realtà vi mettono sull'odio? Perché ognuna di queste crede di essere eletta. Allora, intanto gli eletti li sceglie il Signore e li sceglie tra quelli probi, di comportamento esemplare, che non raccontano frottole e soprattutto che sono persone che aiutano il prossimo. Queste sono persone che sono osservate nel comportamento, perché ricordatevelo, ve lo dice il Supremo Signore degli Dèi: quando si giudica una persona, e di là venite giudicati tutti, voi quando, vi ricordo subito che quando voi scambiate, per scambio si intende quando uno muore, quindi lascia il corpo e va di là, prima di entrare nel luogo di competenza dovete entrare in una grande stanza fatta tutta in legno intarsiato, con 42 giudici, 21 da una parte, 21 da quell'altra. Ah, sono 21 maschi e 21 femmine, perché da dove vengo io in realtà c'è la parità dei diritti perfetta. E più vedete un omino vestito di bianco che sta sopra un trono, quello si chiama Osiride. Non credete di venire giudicati da Dio, da Allah o da qualcuno, vi giudica Osiride. E non c'è bisogno che voi parliate, perché tanto quando vi si apre l'aura lassù, l'aura è la famosa cosa, è il vostro modo di far capire come vi siete comportati, e non ci sono sbagli. Aura d'oro, andate avanti. Aura nera, siete fritti. Aura rossa, venite interrogati, perché siete a metà e c'è da decidere che farne di voi. Quindi quando voi vi comportate male qua, poi venite tranquillamente visti di là. Quindi io vi avverto, perché se vi comportate bene non succede niente, se vi comportate male sono guai seri. Io non sto farneticando, io vi dico soltanto cosa succede di là, perché lo so cosa succede di là e lo so bene, perché al di là esiste, Dio esiste, siete voi che non ci credete. E mi dispiace anche per gli atei, perché ricordate che l'ateo è una persona che usa il cervello solo a sinistra e per giunta in minima parte. E poi ci sta anche da dire un discorso sui fanatici religiosi. Ricordatevi che a livello divino un fanatico non vale niente, perché si preferisce una persona devota, non fanatica, perché il fanatico non gli spieghi niente, non capisce niente, il devoto invece indaga e quindi gli puoi spiegare e far capire certe cose. Quindi quando siete davanti a un tipo come questo qua, ricordatevi che non sta scherzando. Io ho detto che sono descritto nella Bibbia, l'ho spiegato, vi ho dato prove, centinaia di prove, qualche migliaio di prove, e se voi continuate a non credere, benissimo, voi non credete, pazienza, però come ne accorgete, perché quando comincerete a credere sarà veramente troppo tardi. Io quindi vi do un avvertimento: cominciate a comportarvi bene, cominciate a non credere più a questi
farlocconi che stanno nei governi, che stanno nelle banche. Banche, ricordatevi, il denaro è il banchio della bestia, le banche non sono tollerate a livello divino. Nessun posto dell'universo usa il denaro, ricordatevelo, perché nei posti dove c'è il bene il denaro non c'è e non esiste, una forma di schiavitù e come tale non ci deve essere. Quindi non ci sono né banche, né banchieri, né finanze, né finanzieri, né tutto il resto. Quindi dovete stare molto attenti. Poi vorrei fare una domandina al signor Matteo Renzi. Ho notato che l'11 settembre del 2001 i primi due aerei che abbattono le due torri gemelle sono l'America Airlines numero 11 e lo United Airlines numero 175. Ora, siccome io, per non sapere né leggere né scrivere, ho fatto un controllino. Intanto, le sigle AWA vuol dire grande 1, big one, quindi grande 1, e terremoto. Poi, seconda cosa, in egizio, 911 sta per MR, che sembrano le iniziali proprio di Matteo Renzi, cioè amore. Dunque, vediamo un po'. 11175 è il numero che si compone. Signor Renzi, mi spiega lei cosa c'entra, visto che quella è la sua data di nascita, cosa c'entra lei con gli attentati dell'11 settembre? Lo spiega? Perché lei è lì soltanto per numeri e l'ha messa lì gli stessi che hanno fatto il casino a New York. Ci siamo intesi? Quindi lei non solo è un fasullo, ma è pure in combutta con certi personaggi. Per cui io a lei gli chiedo di andarsene immediatamente e per il suo bene. Perché lei sta ingannando, imbrogliando tutta l'Italia. E non solo. E con lei ci sono questi personaggi dietro che sono infidi. Perché quando si butta giù, si fanno dei morti, a prescindere che gli aerei fossero veri o falsi, tanto gli aerei erano tutti droni telecomandati, perché tanto Mohammed Atta è ancora vivente. E poi ho visto tutta la numerologia sacra, 20 attentatori, di cui uno viene arrestato e 19 muoiono, 19-1 mi viene un sospetto, poi 11-9, 111. Io le dico solo questo. Lei sta ingannando le persone. Non faccia quindi il furbo. Lei non è messo lì democraticamente, è stato imposto da qualcuno. Quindi è un qualcuno che se ne infischia altamente della volontà degli italiani. Io quindi le chiedo gentilmente di andarsene. In poche parole, è bene che si rimetta. Quindi io l'attacco frontalmente, lei sa benissimo chi sono perché penso che gliel'avranno spiegato, visto che lei appartiene al gruppo Bilderberg, quindi famiglia Rothschild, tutta questa gentina qua, e perciò le consiglio di lasciare in mano veramente agli italiani il diritto di scegliere chi mettere, perché con la parola democrazia si intende un governo eletto liberamente dal popolo. Quando è già tre governi che non si vedono persone elette, lei si ricordi che prima era stato eletto Bersani e poi prima è venuto Letta e poi è venuto lei, vuol dire che qualcosa non va e quelli che sono qua in Italia che dicono di governare stanno prendendo per i fondelli. Ora, siccome gli italiani non sono tutti coglioni, detto chiaro, quindi io le consiglio di farsi un esamino di coscienza e di cominciare a dire la verità. Dice, guardate, mi hanno messo questi personaggi qua. Se lo dice, sono molto contento. Perché lei si ricordi che lei è soltanto un grandissimo bugiardo, quindi glielo dico chiaro e tondo. E penso che lo abbiano già capito tutti gli italiani. Poi, ho sentito il presidente Obama che ha detto che lui combatterà fino alla morte contro ISIS. Allora, se l'ISIS è quella del califfo, il califfo nero, chissà perché, sembra una presa di giro del faraone nero. Farò vedere il segnale di idee sottoscritto. Questa è mamma. Se combatte contro il califfo e l'ammazza, prego. Ma se pensa di combattere contro questa signora qua, sono guai seri. Perché ti posso garantire che degli Stati Uniti, che è il popolo più imbecille del mondo, perché è troppo credulone per essere vero, vuol dire che siamo messi male. Poi ricordatevi che voi americani non portate la democrazia ma dittature e non pensi di cavarsela così a buon mercato. Altro discorsino, questo è per gli ebrei. Allora, vi faccio presente
che il terzo tempio che voi a Gerusalemme vi state ostinando a tentare di costruire, caro signor Netanyahu, è già stato fatto. Anche perché un conto sono tre religioni vere e un altro sono tre religioni fasulle. I luoghi sacri si costruiscono dove le religioni sono vere. Allora, l'ebraismo è un'antica modifica del culto del dio Amon-Ra. Faccio presente che Gerusalemme anticamente era nella regione di Ammon, dove la capitale era Rabat, la terra Amman, quindi la capitale della Giordania. Seconda cosa, gli abitanti che fondarono Gerusalemme provengono da Megiddo, e questo le dovrebbe dire qualcosa. La battaglia di Megiddo vide protagonista all'epoca un faraone di nome Tutmosis III contro un principe che era il principe di Kadesh, e vinse e dedicò la vittoria al dio Amon-Ra. Tutmosis III era il 67esimo faraone d'Egitto, sottoscritto del 67. Tutmosis vuol dire figlio di Tot, Tot è il primo mese dell'anno egizio e corrisponde a Giano Bifronte, che è gennaio. Quindi 67 fa 19, Tot è nato a gennaio, quindi 19 gennaio. Allora, questa è già una prima incarnazione di una persona che vedete. Seconda cosa, il principe era il principe di Kadesh, basta prendere allora il 67, diventa 67 anni e 19 giorni. Date a cercare chi è il faraone che ha regnato 67 anni e 19 giorni, troverete Ramsete II, il cui nome greco diventa Andreas Osimandias, il nome Andrea. Allora, anche lì fece la battaglia di Kadesh ed era al comando della divisione Amon. Il signore che vedete qua è esperto in Armageddon, quindi io vi do un consiglio. Siccome, anche se sono una divinità guerriera, non mi piace combattere, perché le guerre vedono teoricamente un vincitore, in realtà ci rimettono tutti, vorrei che vi diaste una calmata e vorrei vedere la guerra per fare il bene, non per fare il male. Quindi non voglio vedere distruzioni, io voglio vedere gente che si rinviene e dice oh, finalmente è giunto il momento della pace. Naturalmente questa pace ha un prezzo, perché vi dovete levare da giro tutto ciò che è maligno, malsano e malvagio. Quindi dovete cominciare a cambiare letteralmente comportamento. Quindi io ora vi parlo come supremo signore degli dèi, io vi ho avvertito, voi magari mi prenderete in giro, qualcuno poi penserà di farci qualche trasmissione come è successo pochi giorni fa, che sono stato contattato da una radio. Poi quando ho sentito il tipo di trasmissione che era, non ho esitato, avevo già postato tutti i link su Facebook, appena ho sentito di cosa parlava la trasmissione, sentivo bestemmie, quando mi hanno chiamato, mi hanno mandato a quel paese e ho riattaccato, perché con me non si scherza, non mi si prende per il culo, ho detto chiaro. Quindi, se volete seguire il faraone nero, io vi dico subito, amore, verità, giustizia, fratellanza, solidarietà, totale libertà di parola e di espressione, aiutare il prossimo, non pagare più certe tasse che tanto servono per mantenere i vizi, perché ricordate che le tasse si pagano in questo modo, con generi di prima necessità, non si pagano col denaro, perché quando succederà qualche catastrofe, qualche calamità, a voi non vi servono i soldi, ma vi servono cibo, bevande, vestiti, scarpe, vi servono queste cose qua, non vi servono altre cose. Vi serve la roba da mangiare per vivere, non vi serve la roba per denaro, perché c'è grano e grano, e grana e grana. Quindi se voi avete un sacco di grano inteso come monete e ci avete un sacco di grano inteso come sementi, con le sementi vi ci fate il pane, con quell'altro non ci fate neanche la birra. Quindi siete avvertiti anche su questo. Quindi ora vi sto mettendo di fronte a qualcosa che sta per accadere. Quindi io vi consiglio di essere estremamente previdenti, molto previdenti, e soprattutto le persone che vivono in giustizia, in pace, e sono persone giuste, non devono temere assolutamente niente. Dovranno temere tutti coloro che, per esempio, uccidono in nome di Dio, in qualsiasi forma egli sia chiamato. Perché tutti quelli che vengono chiamati kamikaze, per tutto, e dicono per esempio Allah Akbar, oppure Dio è grande, oppure Shiva sei immenso, cioè come comunque lo chiamiate, ricordatevi che sono i più solenni cretini,
Perché mi auguro, per esempio, soprattutto per i kamikaze dell'Islam, mi auguro che le loro sette mutande siano di acciaio molto spesso, perché di là gli fanno un mazzo tanto e non si aspettino vine vergini per un semplice particolare. Perché quando entrano di là, invece di trovarsi sette belle dame a degli oh che ganzo che sei stato, trovano sette guerrieri incorruttibili che li portano di peso ad essere giudicati e avranno voglia di bestemmiare, tanto sono morti. Fine. Quindi chiunque uccida in nome di Dio è morto. A questo punto qui io non vi voglio dire altro, non vi voglio tediare di più. E quindi vi consiglio di riflettere a ciò che ho detto. Perché uno, so benissimo chi sono. Due, ve l'ho già spiegato chi sono. Tre, vi sto avvertendo che presto succederà qualcosa di estremamente tremendo. Quindi, se volete andare avanti e non avere conseguenze, o cambiate meccanismo, o altrimenti della terra dell'uomo ci rimarrà solo l'indirizzo. Quindi, siete avvertiti. Bene, grazie Andrea e Arrivederci. alla prossima, Ci l'incontro sentiamo. sicuramente sempre molto interessante. Grazie ancora.